Simone Sperduto e Stefano Ranucci chi sono? Simone Sperduto è un giornalista, Stefano Ranucci è un articolista, ma entrambi sono anche scrittori. Di che cosa? Lo andiamo subito a scoprire, ma innanzitutto ciao Simone, ciao Stefano e benvenuti a Radio Radio by Night Roma. Ciao, grazie a voi. E allora, parliamo con chi? Beh, cominciamo con il nostro Simone, giornalista, dico bene? Benissimo. Giornalista, ma anche scrittore, ed oggi ci hai portato, andiamo subito al punto, un romanzo, dico bene? Romanzo storico. Un romanzo storico che si chiama Cuor di Titano. Vi ricordo a voi amici della notte che ci state seguendo via radio che potete recuperare anche il video social alla pagina Facebook By Night Roma Live Social Radio Show. Cuor di Titano, protagonista, mi dicevi, fuori onda di Cuor di Titano, è la Repubblica di San Marino. Esatto. Dico bene? Esatto. Appunto, per io ti feci questo commento quando mi dicesti questo. Mi dissi, ma effettivamente sai che, cioè, Simone, io di San Marino, della storia di San Marino, ne so veramente poco. E sono sicuro che non dico l'80% delle persone che ci ascolta, però almeno la metà sono sicuro che ne sanno veramente poco della Repubblica di San Marino. Allora andiamo subito a parlare di questo libro. Guarda, come dicevi tu giustamente, tante persone che magari vanno anche al mare in riviera, sì, o casualmente magari salgono su un attimino a San Marino, però poi rimane una cosa così, per cui non è che poi la gente approfondisce generalmente la storia poi di questo piccolo stato, perché molti danno per scontato ci sta in Italia. Io ho sentito anche un commento di una persona, dice: ma che sta in provincia di Rimini? Ho detto: guarda, no, non è esattamente non funziona così. Non è così. È proprio un'altra Repubblica, un altro stato. Quindi, magari è posizionato, sì, ecco, sì, vicino certo a Rimini, ma non è in provincia di Rimini. Quindi, quello che mi dicevi tu, in realtà rispecchia la realtà, perché poi di San Marino si conosce sempre molto poco, purtroppo. E allora facciamo una piccola digressione: di che parla il libro e soprattutto in che periodo storico è ambientato? Allora, guarda, il libro narra ovviamente in maniera romanzata, è un chiave autobiografica. Sono io che vado su a San Marino nel giorno della festa nazionale, il 3 settembre. Capito. Che è l'anniversario di fondazione della Repubblica, sì, che per tradizione è nata nel 301 d.C., quindi fondata dal Santo Marino. 301? Dopo Cristo, sì. 301 quindi, dopo Cristo, quindi oggi ha 1717 anni di storia. Beh, non sono pochi per uno Stato, vero? Ed è considerata proprio per tradizione la più antica Repubblica del mondo. Ed è anche vero, probabilmente. Sì, 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 anche sì. Documenti ufficiali in realtà attestano la vita della Repubblica a partire dall'età comunale, ho mentre capito la tradizione è la testa al 301 dopo Cristo. Ho capito. Però diciamo, la leggenda dice questo, quindi comunque per leggenda è la più antica Repubblica. E il testo, vabbè, diciamo, faccio rivivere attraverso questa giornata di festa. Sì. E tutta la, diciamo, tutta la storia, sarebbe impossibile. Beh, certo, in pillole è lunga. Diciamo, sì, sarebbe molto ambizioso racchiudere, sì, un libro 1717 anni di storia. Sicuramente i momenti salienti. Momenti salienti, poi diciamo il personaggio del libro che sono io, accompagnato da questa ragazza che è una ragazza della leggenda di San Marino, sì, che si chiama Felicissima. E noi viaggiamo per le strade, per le contrade della Repubblica, e lei mi spiega un po' la storia del suo paese in maniera anche con ironia, anche con delle battute, no? Certo. Io faccio quello che magari parla un po' romanaccio. Certo. E lei un po' il classico turista. Esatto, un po' così, anche in maniera per renderlo anche molto leggero anche per la lettura. Infatti sugli amici hanno apprezzato, gli amici a San Maria hanno apprezzato anche questa cosa. E io sono sicuro che lo apprezzerò, perché me lo divorerò sicuramente questo libro. Non è il tuo primo libro questo? Allora, diciamo, sì, è stato pubblicato nel 2016, sì. Poi insieme poi ho pubblicato anche un saggio sul cinema dell'Istituto Luce, con un'altra... Anche sul cinema dell'Istituto Luce? Sì. Allora devi tornare da noi, perché avendo studiato io cinema ci tengo particolarmente a sentire, sì, anche di questo libro. Esatto, quindi, ti ringrazio, verrò volentieri, guarda. In quanto giornalista, tu ti occupi prevalentemente di che cosa? Questa è la mia ultima curiosità. Ma guarda, io ho fatto tanti anni cronaca locale a Roma. Ho capito. Poi ho fondato questo mio sito internet dove raccolgo tutti gli articoli scritti. Poi considera che ho curo una rubrica mensile sul cinema. Certo, e allora devo leggere per forza questi articoli. Quindi mi stai proprio invitando. Io vi darò poi il sito di riferimento, quindi non vi preoccupate. Già vi dico di prendere gli appunti, ma tanto nel video social li troverete tutti in sovraimpressione. Poi guarda, la passione per San Marino negli anni comunque si è cresciuta. Ho stretto delle amicizie su. Poi sono dal 2017 sono socio dell'associazione San Marino Italia. Ho capito. Quindi contribuisco comunque a far conoscere anche l'associazione. Certo. E tengo, diciamo, a salutare il segretario dell'associazione, che è Elisabetta Righi. E poi comunque ho conosciuto anche dei ragazzi del treno bianco-azzurro di San Marino. Loro, sì,
questi ragazzi. E poi nel libro c'è anche si spiega un pochino anche la storia di questo treno, c'è anche delle immagini fotografiche molto carine. Questi ragazzi che stanno recuperando, tentano perlomeno di recuperare questo treno storico bianco-azzurro che collegava San Marino a Rimini. Sì. Poi è stato il percorso è stato distrutto dai bombardamenti della fine della Seconda Guerra Mondiale, e quindi poi il tracciato è andato perduto, ma loro stanno recuperando anche questa parte storica. Ho capito. E nel libro faccio riferimento anche a loro, infatti volevo salutarli. Saluto l'associazione Treno Bianco-Azzurro, il presidente Alessandro Lattini e tutti i ragazzi. Salutiamo anche loro e passiamo adesso, abbiamo nominato gli articoli, a Stefano Ranucci, articolista. Tu scrivi in varie riviste, dico bene, sì. Stefano. E tu hai portato un libro altrettanto interessante e particolare, devo dire. Il libro si chiama, questo per l'invidia del mio collega Giulio, perché voleva farla lui l'intervista. Svegliamo anche questo retroscena qui agli studi di Radio By Night Roma. Però la dedichiamo anche a Giulio questa intervista. Fisica dell'altro mondo. Quando scienza e fisica quantistica spiegano il paranormale. E allora non so se farti una domanda, Stefano, veramente spiegaci di questo libro, perché effettivamente non so da dove cominciare, ma non per la sai, perché credo che di essere, cioè non perché sia scettico, per il semplice fatto che lo trovo estremamente interessante, anche perché sappiamo bene che ci sono dei fenomeni paranormali, vuoi che non paranormali, per comunque di difficile spiegazione, in cui stiamo scoprendo con la scienza effettivamente che noi sappiamo che la mente umana riesce a percepire un certo tot della nostra nell'ambiente a noi circostante, però sappiamo anche che esiste molto di più al di là della nostra percezione. Esatto. E grazie alla fisica quantistica stiamo anche scoprendo queste cose in più, quindi quello che noi consideriamo paranormale forse un giorno grazie alla fisica quantistica sarà semplicemente normale. Ecco, io questo so per mia cultura personale e credo che si riallacci, o almeno credo, a anche la visione che si trova all'interno di fisica dell'altro mondo. Dico esatto, bene? Esatto. Innanzitutto, diciamo che questa passione per questi temi un po' particolari c'è sempre stata. Poi, ho avuto alcuni problemi perché è morta mia sorella, e quindi questa passione si è ovviamente accentuata. Sì. E ho iniziato a fare ricerche a livello pratico nel 2004, quando ho fondato appunto un'associazione che si chiama Alfa Omega Metapsichica, insieme al mio amico e socio Simone Giorgi. E questa associazione appunto si occupa di analizzare questi fenomeni che a volte vengono ritenuti paranormali, quando poi in realtà paranormali non sono. Infatti anch'io, come hai detto tu, sono molto scettico. E infatti il nostro è un punto di vista proprio prettamente scientifico. Certo. E dopo più di 14 anni di ricerche sul campo, ovviamente è nata anche la voglia di dare anche agli altri quelle informazioni che noi abbiamo ottenuto in questi anni di ricerca. Okay. Nasce così il libro Fisica dell'altro mondo. Ovviamente, oltre al libro, come hai citato prima tu, sono anche articolista delle riviste nazionali Phoenix, X-Time ed Era. Sì. Che sono tra l'altro le riviste più famose nel settore. Chiaro. Ovviamente quindi ci occupiamo noi dell'associazione anche di tematiche diverse da quelle della parapsicologia. Chiaro. Questo libro appunto è un testo interessante perché lo spiego anche già nei primi capitoli del libro. Non mi reputo un ghost hunter, perché spesso si utilizza questo termine, no? Ghost hunter, sì. Che poi è un termine americano ideato da Hollywood. Chiaro, è molto mediatico in realtà, ma non è, esatto, non è appropriato. Utilizza l'aspetto scenografico piuttosto, infatti, che poi la ricerca vera e propria. Certo, anche perché la parola hunter, cioè cacciatore, non è certamente quello che ti compete. Tu al massimo fai una ricerca sul campo. Io non mi ritengo neanche un esperto di paranormale. Io in realtà mi reputo un esperto di fenomeni fisici conosciuti. Certo. Perché appunto per dire che qualcosa è paranormale bisogna prima sapere cosa sia normale. Esattamente. Quindi in qualche modo tu prendi chiaramente quei fenomeni fisici conosciuti e vedi lì dove effettivamente avvengono questi fenomeni fisici, ma in realtà non dovrebbero in teoria avvenire. Esserci. Quindi ti indaghi, esatto, su questo paradosso che si va a creare. Infatti noi utilizziamo proprio il metodo scientifico, che appunto è il metodo più oggettivo, insomma, che possiamo utilizzare. Certo. Ovviamente tutti magari conosciamo, vabbè tutti, ma qualcuno magari, chi se ne intende di scienza, certo, magari conoscerà i principi metodologici. Chiaro. Che aiutano moltissimo nell'ambito comunque scientifico a capire come bisognerebbe, insomma, approcciarsi a un evento, a un fenomeno, certo. Sì, tipo il rasoio di Occam, quindi insomma
a volte uno pensa sempre a delle soluzioni complicate, quando poi in realtà quella più semplice è quella sicuramente più veritiera, certo, e oggettiva. E ovviamente in questo testo non facciamo solo questo debunking, no? Sì. di fenomeni paranormali, ovviamente parliamo anche di parlo anche di cose molto interessanti riguardo poi la fisica quantistica. Infatti, come dicevi anche tu all'inizio, la fisica in questi ultimi decenni ha fatto dei grandi passi avanti. Sì. Quindi diciamo che la morte non è poi quell'evento terminale che pensiamo, perché poi io nel libro parlo di alcune ricerche che sono state fatte e che appunto sono state valorizzate dalla scienza, e giusto per fare qualche, certo, esempio, diciamo che un punto importante su cui riflettere ce lo dà proprio Einstein. Sì. Infatti Einstein, con la famosa teoria della relatività, E uguale a mc al quadrato, sì, quindi energia uguale la massa per la velocità della luce al quadrato, dice che l'energia è uguale alla materia. Quindi, sì, se la materia e l'energia sono la stessa cosa, noi siamo fatti di energia. Certo. Uno dei principi della dinamica dice appunto che l'energia non può essere creata, non può essere distrutta, ma solo trasformata. Sì, esatto. Certamente. Quindi già in un certo senso possiamo immaginare che in qualche modo siamo immortali. Esatto. Cioè, poi, la morte non esiste perché non c'è un termine, esatto, dell'energia. Poi ovviamente è interessante anche magari l'esperimento delle due fessure, che è stato poi un esperimento importantissimo, perché in sostanza i fotoni, certo, venivano sparati attraverso su un muro dove veniva messo appunto un muro davanti, sì, con due fessure. Sì. Praticamente questi fotoni attraversavano queste due fessure e coprivano, diciamo, il muro che si trovava dietro. Sì. Quando c'era un osservatore, ovviamente i fotoni passavano solo attraverso le fessure. Sì. Quando non c'era un osservatore, questi fotoni, oltre ad attraversare queste due fessure, si spostavano su tutta la parete. Questa, chiaro, era una cosa, diciamo, che non si riuscivano a capire, non, chiaro, riuscivano a spiegare. E questo cosa ha fatto capire agli scienziati? Che appunto questi fotoni avevano una sorta di intelligenza, riuscivano a capire se c'era un osservatore, si comportavano in un certo modo. Se non c'era questo osservatore, ovviamente si comportava in maniera diversa. Quindi noi siamo abituati a pensare al cervello come l'intelligenza è accomunata al cervello, che comunque, sì, è un organo complesso. Poi invece accomunare l'intelligenza ad una particella è un qualcosa di grandioso. Certo. Insomma, diciamo, il libro parla di queste tematiche, poi ovviamente lì sono descritte in maniera, chiaro, molto più esaustiva. Per quanto mi riguarda, cioè, è un libro alla fin fine che più che dare risposte vere e proprie apre alle giuste domande, cioè apre alle domande ma con un significato, sì, scientifico. Sì, è un saggio che si divide in una fase, diciamo, teorica, dove io parlo di queste teorie che sono appunto di fisica teorica, quindi sono nozioni che non sono valorizzate da dei test empirici, però, certo, ovviamente sono delle mie idee che ovviamente magari in futuro, ipotesi chiaramente, ipotesi, che stai, sì, portando avanti, interessanti. E poi ci sono, poi c'è una parte del libro in cui spiego come dovrebbe essere fatta una ricerca, dei limiti appunto delle attrezzature, anche i limiti fisici. Benissimo. E allora, Simone, Stefano, visto che siamo in conclusione, un'ultima piccola parentesi: progetti per il prossimo futuro. Ah, Simone, guarda, no, volevo aggiungere che parlando di paranormale, la cosa più paranormale è perché io e lui facciamo in realtà le serate insieme. Cioè, lui questo cioè, tu ti stai chiedendo perché stiamo insieme qui a, sì, presentare. In realtà noi, infatti, adesso mi sovviene la domanda. Sì, questa è la cosa più paranormale di tutte, che supera anche il libro tuo. E noi facciamo queste serate insieme in cui presentiamo i nostri due libri, sì, in contemporanea. E infatti la prima volta l'abbiamo fatto insieme, le persone ci dicevano: ma che c'entra il tuo libro col suo? E no, è semplicemente perché abbiamo visto che sono due generi che non c'entrano niente uno con l'altro. Ma le persone sono talmente come dire, curiose, cioè andiamo a sentire che raccontano questi due, perché uno parla di San Marino, uno parla di paranormale. Guarda, dico che da lettore, perché io poi l'ho letto il suo libro, perché poi mi ha incuriosito anche a me. Sì, certo. Ovviamente, perché io nella materia sua ovviamente non sapevo assolutamente nulla, il massimo che vedevo era la chiappa fantasma in televisione, quindi però ho letto il suo libro e devo dire che è scritto in una maniera molto chiara e semplice, che anche persone che non sono della materia capiscono di cosa si tratta, insomma. Certo.
Benissimo. E Stefano, tu che cosa altro aggiungi in tutto questo? Ma più o meno ha detto già quasi tutto Simone. Comunque sono due libri che, al di là del fatto che insomma trattano tematiche diverse, sono interessanti proprio per questo motivo, perché comunque, a parte che c'è la parte di San Marino che comunque riguarda anche un po', diciamo, il paranormale, perché a San Marino comunque ovviamente un luogo così storico, certo, sono sicuramente è leggende, normale, chiaro. Sì, che c'è molto folklore. Io affascinato da questo, non vedo l'ora, cioè, portano a San Marino, esatto, così faccio ricerche. Allora c'è un piccolo anello di collegamento. C'è un piccolo collegamento, però comunque sì, facciamo spesso queste serate interessanti dove anche facciamo un po' di cabaret, quindi... Ah, anche. E allora sì, perché... non dico altro, ovviamente. Sono, diciamo, veramente eclettici i nostri due ospiti qui con noi, Simone Sperdue e Stefano. Nei nostri siti poi ovviamente noi pubblichiamo ogni volta, di volta in volta, quando facciamo delle presentazioni, quindi se qualcuno è interessato... Benissimo, e allora diamo qualche contatto. Allora, abbiamo innanzitutto il sito web del nostro Simone Sperdue, che è www.ilventonews.it, i due siti di Stefano Ranucci, che sono il primo www.metapsichica.com e anche www.stefanoranucci.it. Però vi consiglio anche di mettere un like alla pagina di Fisica dell'Altro Mondo, e oltre a questo mettete anche il like, se non avete già fatto, alla nostra pagina Facebook. Simone, Stefano, io vi ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione. Divorerò i vostri libri, state pur certi. Grazie a voi per l'invito, buona grazie lettura, perché certo, buona lettura a tutti i nostri amici radioascoltatori, a tutti coloro che ci seguono anche sui social.